mio popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ringrazio tutti per essere venuti, come sapete questi sono due giorni che dedichiamo al tema dell'antifascismo. Abbiamo deciso di fare in due giorni che sono, abbiamo cercato di dare continuità a queste due giornate. Abbiamo cercato di fare la prima giornata con un profilo, diciamo, storico, un profilo di ricerca storica, anche che sia connessa a quella che è la realtà attuale del fascismo. È innegabile che nell'attualità si avverta una riabilitazione del fascismo, anche una rimozione di quelle che sono state le porte del fascismo, con un certo senso di vittimismo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a varie manifestazioni sui crimini che gli italiani avrebbero subito e non si ricordano mai i casi invece di quello che hanno fatto tanto i fascisti e a volte anche, molto spesso anche l'esercito italiano. Quindi abbiamo la fortuna di avere con noi due importanti relatori, siamo riusciti a chiamare, siete molto gentili a rispondere subito, accettare immediatamente, e entrare in contatto con una, diciamo, una visione completa a stazione, o almeno a cercare di ampliare al massimo il nostro raggio. Abbiamo con noi Andrea Martocchia, che si occupa soprattutto, ha scritto un libro molto importante sui partigiani jugoslavi partiti in Italia, e comunque con l'associazione 10 febbraio segue da vicino tutto quello che riguarda quella parte della fronte tra Italia e Jugoslavia, dei conflitti che vi furono e soprattutto dei crimini che gli italiani hanno compiuto nella Jugoslavia, e a questo punto anche tutta invece la retorica che si è sviluppata in questi anni in senso opposto, ovvero sul accettare solamente il problema sulle foglie, quasi negando o del tutto tacendo quello che prima è stata la dominazione fascista in Jugoslavia. E invece dall'altra parte abbiamo il professor Carlo Giuntoli, che anche egli è invece esperto soprattutto di questioni che riguardano la resistenza e soprattutto i crimini compiuti da i repubblichini, delle varie brigate repubblichine, anche nei nostri territori, anche nel Pisano, e quindi ci parlerà di queste questioni. E riusciremo così a, in qualche modo, dare una visione globale, o almeno più grande questione. E noi avremo collegato al secondo giorno, che sarà quello di domani, dove ci interrogheremo sul neofascismo di oggi, perché la rimozione di quelle che sono state le responsabilità dei fascisti del passato e la riabilitazione del fascismo oggi è uno dei canali attraverso i quali il fascismo oggi riesce a cercare di ripresentarsi in maniera presentabile negli occhi delle persone. Abbiamo da poco assistito a manifestazioni dichiaratamente neofasciste anche a Pisa, nel nostro territorio. Vediamo crescere soprattutto negli stati più giovani, nel liceo, eccetera, su volantinaggi, iniziative da parte di associazioni di destra identitaria, destra neofascista. E sostanzialmente il secondo giorno noi vorremmo indagare quali sono le forme attuali del neofascismo anche sul nostro territorio, e attraverso un dibattito con le varie associazioni della sinistra, non solo partitica, ma anche della sinistra dei movimenti, della sinistra di realtà sociale, della sinistra civica, insieme a discutere qual è lo stato attuale del neofascismo oggi in Italia e quali sono i modi in cui possiamo anche combatterlo. Voglio anche ringraziare l'Ampi, perché noi l'Ampi di Pisa, noi abbiamo chiesto appunto l'Ampi di presenziare, purtroppo, anzi per fortuna, ci sono moltissime iniziative in questi giorni che riguardano i temi della resistenza al fascismo, e nonostante domani non possa ricevere al tavolo, hanno fatto uno sforzo, hanno deciso oggi di inviarci un saluto che saremo felicissimi di accogliere. E ho finito, c'è le parole. Molto veloce, perché il presidente della sezione provinciale di Pisa, che è il nostro partigiano Giorgio Vecchiani, per motivi di salute non potrà partecipare a nessuna delle iniziative. Però mi ha scritto due righe che leggerei volentieri, indegnamente, fate finta, se lo avete presente, che sia lui, farà del mio meglio. Lui mi manda a dire questo: cari compagni e cari compagni, avevo atteso questa ricorrenza per continuare con più forza a fare memoria, per non far dimenticare ciò che è stata la guerra di liberazione e il contributo che i partigiani hanno dato. Ragioni di salute, purtroppo,
purtroppo mi impediscono di essere con voi giovani per questo appuntamento interessantissimo legato al 70° anniversario della Liberazione. Voglio però condividere con voi alcuni pensieri e far sentire la mia vicinanza, anche se non posso essere fisicamente presente. Il 25 aprile è un giorno pieno di ricordi, un giorno che nel 1945 apriva la speranza di vedere presto tutto il paese liberato dai nazifascisti, la fine della guerra, la libertà, la democrazia. Dopo quel meraviglioso giorno, le forze antifasciste di ogni orientamento politico trovarono l'unità che consentì di realizzare due grandi obiettivi: il mutamento della forma istituzionale dello Stato da monarchia a repubblica e l'approvazione a larghissima maggioranza della Costituzione. In quest'anno, il 70° è ancora più importante ricordare quel giorno, la guerra, l'occupazione nazista, le stragi che colpirono anche la nostra città. È ancora più importante per ricordare eternamente cosa sono stati, cosa sono costati al paese 20 anni di dittatura fascista e gli orrori della guerra, eradicare nella coscienza, in particolare quella delle nuove generazioni, insieme alla memoria, i valori della nostra Carta Costituzionale. Vogliamo anche ricordare il contributo del popolo italiano che tanto diede ai partigiani, nutrendoli, offrendo loro un riparo, un conforto, spesso restando nell'anonimato e correndo pericoli gravissimi anche per le proprie famiglie. Viviamo in un paese dove la memoria è incollante che unisce le generazioni, che rappresenta il futuro di un popolo e della base della storia di una nazione, sta morendo. Quando De Gasperi partecipò al tavolo della pace, presentò agli alleati il contributo della Resistenza, l'unica carta che avevamo. Ed è grazie a questo che il Friuli Venezia Giulia del Trentino Alto Adige tornarono all'Italia e Ventimiglia non fu concessa alla Francia. È importante non dimenticare i grandi contributi della Resistenza alla guerra di liberazione. E invece oggi, nell'indifferenza delle istituzioni, assistiamo alla nascita dei movimenti neofascisti. Ed è compito nostro far rispettare la nostra Costituzione che viene con la 12ª norma delle disposizioni transitorie finali qualsiasi tipo di riorganizzazione dei movimenti che si rifanno al fascismo. Non solo, questo divieto è stato successivamente rimarcato dalla legge Scelba del 1952 contro l'apologia al fascismo e dalla legge Mancino del 1993 che condanna azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista. Sappiamo che il revisionismo continua imperterrito a cercare di nascondere o degradare la pagina più bella della nostra storia. Questa è una vergogna, sia storicamente che politicamente. C'è ancora oggi chi non ha digerito la Resistenza e continua a pensare che il fascismo sia stato un fenomeno limitato e bonario. Evidentemente la cultura democratica che avrebbe dovuto insediarsi ad ogni livello del paese dopo la Costituzione non riesce ad occupare il ruolo che spetterebbe, diventare, cioè, patrimonio di tutti. Questo impone a tutti noi una riflessione attenta e un impegno ancora più forte per valorizzare non solo la Resistenza, ma anche i principi che la attraversano e costituiscono i fondamenti della Costituzione. L'ANPI, che è un ente morale custode di questi valori, fa appello a tutti i cittadini per contrastare ogni forma di revisionismo esplicita o mascherata, che cerchi di rinnegare il contributo della Resistenza alla liberazione del nostro Paese. Fa appello quindi a tutti per ritrovarsi uniti attorno alle radici autentiche della nostra democrazia. Antifascismo, Resistenza, Costituzione. Anche attraverso giornate di approfondimento come quella organizzata oggi da voi, dimostriamo che non cediamo al disincanto e all'indifferenza, ma siamo ancora capaci di indignarci di fronte alla decadenza morale e alla corruzione diffusa. E quindi dimostriamo la nostra aspirazione e che lottiamo e lotteremo per una vera democrazia fatta di uguaglianza e socialità. Vi invitiamo quindi già da domani sera a venire in piazza con noi per portare avanti i sogni, le speranze e le attese di tutti coloro che combatterono e si impegnarono per la libertà. Sarà così una grande festa di popolo in cui la memoria si unirà alla riflessione, all'impegno antifascista, alla volontà di uscire dalla crisi con un avanzamento generale della nostra società e democrazia, nella riaffermazione dei valori di fondo della Resistenza e della Costituzione. Vi ringrazio, Giorgio Mestre. Buonasera, è perché diciamo, quest'anno abbiamo deciso di fare la vigilia oltre che il 25 anche il 24, quindi aspetteremo la mezzanotte del 24, perché per noi questa è una data. Saremo davanti al comune, sotto le logge, una serata di musica, canti, balli, letture libere e quindi siamo questa notte come ogni capodanno. Lascio la parola sui territori anticipando che rispetto alla locandina ci sarà un'inversione dell'ordine, parlerà prima il dottor Giunti. Grazie.
Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti. E parlare di storia è sempre molto difficile, per una ragione semplicissima, perché ognuno di noi ha un'idea dei fatti che sono avvenuti, di cosa è avvenuto, si è fatta un'idea, si è fatta un'interpretazione. E questo certamente aiuta per quello che riguarda la dinamica della discussione, ma molte volte porta un pochino fuori strada, anche perché naturalmente l'interpretazione che noi facciamo dei fatti non deriva sempre dall'analisi storica, ma deriva molto spesso dalla situazione sociale, economica e politica. Faccio un esempio: quelli che in questa stanza sono un pochino più anziani forse lo ricorderanno, forse l'hanno sentito dire. Vediamo per esempio come abbiamo vissuto il concetto di resistenza in questo paese. La resistenza, essere partigiano dal 45 al 60 in questo paese non è stato sempre semplicissimo. Anzi, essere partigiano magari delle Brigate Garibaldi, di un comunista, era un problema enorme quando non c'erano statuti dei lavoratori, si veniva cacciati dalle fabbriche. Si andava sotto processo, perché c'è un altro piccolo particolare che poi dopo specificherò meglio. In questo paese è stato fatto un provvedimento legislativo il 22 giugno 1946, la cosiddetta lista degli atti, che naturalmente tendeva a pacificare il paese, naturalmente dovevano pagare i responsabili degli atti gravi e naturalmente tutta il resto della popolazione che lo sia pur fascista, che non aveva commesso reati, era giusto che potesse essere reinserita in un contesto sociale. Bene, l'amnistia Togliatti, poi vedremo come è stata applicata solo in parte per i fascisti nel 1951, fine anno 1951 non c'era più nessun fascista, sia pur Leo Confesso in galera. L'ultimo partigiano che è uscito in galera per atti relativi a operazioni di guerra è stato nel 1956. Questo tanto per dare un'idea anche di come c'è stato. Poi è cambiato il vento. Allora, dalla fine degli anni 60 c'è stata una mitizzazione contraria della resistenza, no? Quindi tutti i resistenti sono diventati eroi. Aveva semplicemente stretto la mano magari a un partigiano combattente diventava immediatamente il salvatore della patria. Io credo che nell'uno evidentemente, ma anche nell'altro caso, non abbiamo fatto un buon servizio alla realtà storica, perché in realtà non è stato così. La resistenza, naturalmente, lo dice la parola stessa, vuol dire andare contro qualche cosa. Contro cosa? Il fascismo in questo paese, lo diceva colui che ci ha presentato, Stefano Pardella, Stefano, un nome che mi è particolarmente caro, e, perché mio figlio si chiama Stefano, chiudo parentesi, non vorrei che pensassi magari. E, dicevo che praticamente il fascismo naturalmente in questo paese ha una genesi complessa. Nasce naturalmente da una parte di nazionalismo, interventismo, la protezione degli agrari in Emilia Romagna, ma naturalmente ha radici molto più complesse, perché un movimento populista che si afferma con una violenza del genere e che soprattutto dura nel tempo, non dimentichiamoci mai che il fascismo, come il nazismo, non è una rivoluzione. Il fascismo entra in Parlamento con le elezioni. Il nazismo va in Parlamento tedesco con libere elezioni, cioè vuol dire poi lasciare stare che poi sono state fatte. E io dico sempre, e anche qualche storico lo dice, che se probabilmente questo forse è uno dei più grossi errori che ha fatto Mussolini, se nel 34-35 avesse fatto libere elezioni veramente, probabilmente il fascismo avrebbe vinto con una maggioranza schiacciante. Poi naturalmente cosa è intervenuto? Sono intervenuti tantissimi problemi,
Il primo vero impatto grosso che ha avuto nei confronti di una generazione più evoluta, più informata, è stata la guerra di Spagna. La guerra di Spagna è stata la vera prima rottura nei confronti di un'idea di Stato, di potere, di controllo del territorio e di nazionalismo che non solo i fascismi e i nazismi stavano portando, ma anche i nazionalismi precedenti, quindi il pangermanesimo comunque, la gestione francese del territorio e comunque la Russia naturalmente e evidentemente. Questa è stata una rottura perché è stata il richiamo di una generazione nobile europea, non solo italiana, a difendere uno Stato che liberamente aveva fatto una scelta diversa. Diciamo i prodromi, la genesi, i segni dell'antifascismo militante, l'antifascismo culturalmente sviluppato, quello che ha rappresentato poi le basi vere sulle quali tutto il resto dell'antifascismo si è costruito, è certamente il 1936. I primi scricchioli si vedono esattamente in questo. Quando Mussolini è costretto a rincorrere i fratelli Rosselli con Roatta e con quelli, andare a uccidere dove essi sono, è chiaro il segno di debolezza, non certo di forza. Il fascismo in quel momento nel paese aveva la forza, ma Mussolini, ora lo voglio far passare per scemo, ma probabilmente non era così scemo come lo vogliono far passare. Questo va ben chiaro quali erano davvero i suoi rischi. Lui sapeva benissimo probabilmente che se avesse lasciato sviluppare un certo, come poi è avvenuto naturalmente, un certo movimento, ma ci sono stati altri tipi di antifascismo prima di arrivare a parlare di fascismo, perché in realtà, anzi no, faccio al contrario, scusate, perché io sono poi un pochino, parliamo di fascismo, quindi si arriva naturalmente ai primi due grossi problemi. Questo è il primo problema del fascismo, la guerra di Spagna. L'altro grosso problema è certamente gli esiti della guerra libica, perché questo è anche uno dei grossi errori che ha fatto la monarchia italiana, fra i tantissimi che ha fatto, quello di riconoscere un impero. Voi tutti sapete, l'avete studiato a scuola, fra le due guerre mondiali che vengono chiamate prima e seconda, ma in realtà sono due guerre mondiali totalmente diverse. La prima guerra mondiale è l'ultima guerra di fronte, è l'ultima guerra che si combatte fra militari, è l'ultima guerra nella quale il numero dei morti militari è superiore a quello dei morti civili. Poi viene un generale italiano che si chiama Due, che dice: ma siete deficienti, se andate a bombardare le città, se andate a bombardare le fabbriche, l'effetto che questo tipo farà sulla popolazione sarà talmente forte che farà vincere la guerra. È stato imparato bene dagli italiani. In Libia, per esempio, noi in Libia siamo stati i primi che abbiamo usato le armi chimiche sulla popolazione civile. Erano già state usate durante la prima guerra mondiale, la famosa Ypres, no? Le librite, eccetera. Ma, ripeto, lo storico non fa né etica né morale, parla di fatti. Quella però è una guerra, ripeto, sporca, moralmente discutibile, eticamente ancora meno, ma di sicuro era fra eserciti. Il fatto di buttare delle bombe chimiche su dei poveri villaggi di persone che non c'entrano niente con la guerra è un altro ragionamento. La seconda guerra mondiale è la guerra nella quale la persona umana diventa un obiettivo. Il numero dei morti della seconda guerra mondiale civili rispetto ai militari è di tre volte tanto, cioè muore tre volte civili rispetto ai militari. Questo tema, quindi questo secondo grosso problema che ha avuto il fascismo nel riconoscere l'impero, nel vantarsi di aver conquistato l'impero, sicuramente è stato un altro piccolo segnale che c'era qualche cosa all'interno del fascismo che non andava. Poi ci sono stati anche i giganziani. Quando si decide che i cittadini italiani di cittadinanza ebrea non sono più cittadini italiani per scimmiottare, poi in realtà non è così vero, perché una politica, noi ripeto, io sono d'accordo, fra l'altro con il titolo del famoso libro che cita il mio collega italiano brava gente del Boca, un libro scritto esattamente sui temi che stavo trattando ora. Ecco, effettivamente questa idea
che gli italiani sono brava gente, e in realtà non è vero, lei aveva avuto una politica molto dura di confronto delle etiche sindiche. Certo, non è stata fatta la scelta del nazismo, dell'Oster Plant, quello di avere il controllo sul territorio e di sterminare un popolo, non solo quello ebreo, ma anche tutti i tedeschi che non rispondevano alle caratteristiche. Non dimentichiamoci che i tedeschi hanno fatto una cosa ancora più brutale rispetto, per quanto si possa fare una classifica di brutalità, evidentemente, il famoso piano T4, nel quale si sterminano i tedeschi che non sono adeguati, quindi le persone che non sono sane di mente, le persone che hanno dei difetti fisici che possono andare a contribuire a eliminare o a rallentare i processi di lavoro. Noi facciamo la nostra politica, noi creiamo i nostri campi di concentramento, buttiamo fuori dalla scuola i professori, gli studenti ebrei, facciamo ghetti, Roma c'è un caso ancora assolutamente molto bello, fra l'altro, perché il quartiere ebreo romano è uno dei posti ancora bellissimi di Roma. Ma non è finita qui, non è finita qui con questa rincorsa del fascismo verso la sua fine. Forse il punto massimo di dramma, il fascismo e anche di consapevolezza da parte di coloro che erano gli attori, è stata la campagna di Russia. La campagna di Russia è stata una cosa drammatica. Noi abbiamo mandato centinaia di migliaia di persone davvero allo sbaraglio, armati uno su cinque. Moltissime divisioni avevano come vestiti i vestiti che avevano in Libia, sono andati in Russia a 40 gradi sotto zero con le calzoni corti e le scarpe da deserto. Cosa avviene a quel punto? Avviene il fatto, e ci avviciniamo velocissimamente, voglio fare una storia così giusto per contestualizzare, perché poi voglio parlare di un paio di argomenti che invece mi interessano un po' di più. Arriviamo velocemente al 25 di luglio. Il 25 di luglio naturalmente c'era già la sensazione che qualcosa fosse finito, sia nella carica produttiva del nazismo, naturalmente in Italia era chiarissimo. Quando io parlavo prima di antifascismo con diverse velocità, a me dà fastidio quando si parla solo dell'antifascismo partigiano, militante. In realtà, se questi poche centinaia di persone non avessero avuto, no, una... Io racconto sempre la storia di una vecchia nonnina partigiana che ha accolto, che si chiama Mamma Viola, medaglia d'oro, fra l'altro quello civile, al Vaticano, nel luglio del 44, dopo la sconfitta di Campofiorino, arrivano una trentina, 40 soldati, molti erano del sud, alcuni russi e qualche slavo, e si mischiano con i partigiani di quella piccola banda che era comandata da un giovane studente medico, Leandro Puccelli, che lui venne d'oro, ha ucciso nella battaglia del 29 agosto sopra la Pania. Bene, questa, io ho avuto modo di parlare con i figli e con le figlie di questa straordinaria persona, e le figlie mi dicevano, noi non capivamo quello che dicevano così, perché parlavano in russo e probabilmente non avrebbero capito neanche l'italiano vero, ma erano persone che difendevano la mia identità, difendevano la mia terra, difendevano i miei valori. Non erano comunisti questi, non erano neanche probabilmente politicamente, erano sicuramente analfabeti. Allora, questo antifascismo del figlio che non ti torna, oppure del figlio che torna e dice guarda che ci hanno mandato in Russia con le canzoni corte e 40 gradi sotto zero, il fascismo non è quello che mi hanno raccontato. La fame, la distruzione, le requisizioni da parte dei tedeschi, che erano sulla linea gotica, nasce da quello il vero antifascismo, che non è stato antifascismo di popolo e di battaglia, ripeto, come una certa retorica di sinistra, che
permettetemi, ci vuole disegnare, perché poi i risultati delle elezioni, per esempio, della Carfagnana, così fortemente combattuta, due grossissime formazioni partigiane, l'undicesima zona, uno degli eroi della resistenza italiana, Marino Lucchesi, comandante Pippo, e dall'altra parte la Garibaldi Lunense, comandante Holder, e tanti altri. Bene, Barocci, insomma, che viene dal Danubio per l'appunto. Ma nonostante questo, nonostante Castelnuovo Carfagnana ha distrutto il 97% dei bombardamenti, nonostante questo, la monarchia prende al referendum il 72,4% dei voti. Allora noi bisogna interrogarci anche su questo, poi ne parleremo meglio anche relativamente a quello che poi è stato il fascismo e i problemi che ha provocato. 25 luglio, il fascismo non cade con la rivoluzione. Il fascismo cade perché alcuni gerarchi decidono di chiudere con questa esperienza, probabilmente spinti dal re, certamente spinti anche dagli inglesi e dagli americani che già avevano preso la via della Sicilia. Però è interessante notare cosa fare una fotografia al 25 luglio, cos'era il fascismo in quel momento. In quel momento c'erano dei gerarchi che pensavano che era necessario mantenere il controllo sulla popolazione. Non era ancora stata fondata la Repubblica Sociale, che aveva fatto solamente pochi mesi dopo, c'era ancora la milizia fascista, c'era ancora la PAI, c'erano ancora i carabinieri che erano quasi sempre realisti. Dall'altra parte c'era un esercito che in quel momento diventa come belligerante, in realtà col 25 di luglio, con l'arresto di Mussolini, un altro aspetto che poi diventerà un tema fisso della Repubblica Sociale e delle Brigate Nere, per esempio, il fatto che non c'è stata la resistenza da parte del fascismo. Mussolini è stato arrestato, non c'è stato un colpo di fucile, non c'è stato un fascista che andato in piazza e ha detto: noi difendiamo il nostro capo, noi difendiamo il nostro duce, noi difendiamo il duce. Non c'è stato questo. E questo è un altro aspetto che, ripeto, quando determinate persone parlano di onore, cioè questi hanno fatto arrestare il loro capo e non si è diventato nessuno, non c'è stato niente, lo zero totale. Salto velocemente all'8 settembre, perché mi interessa arrivare invece alla fotografia un pochino più avanti. L'8 settembre i tedeschi naturalmente mettono in atto il loro piano, che era già naturalmente deciso, quello di fare due linee difensive importanti, una linea Gustav praticamente poco sotto Roma, una linea gotica e una in Brennero. Queste erano le tre, diciamo, dighe che avrebbero dovuto arrestare l'avanzata, diciamo, dell'eventuale avanzata forzata. Ma nel giugno del 44, in realtà, avviene un altro aspetto importante, che sarà poi importante sia per il fascismo che per il momento della resistenza. In realtà gli inglesi e gli americani decidono di fare una scelta. La Russia, naturalmente, dopo la vittoria a Stalingrado, avanza in maniera rapidissima. Gli americani e gli inglesi si pongono il problema di come controllare, già avevano un'idea di quello che sarebbe successo dopo, e quindi cominciano a dire: attenzione, se noi insistiamo sul fronte italiano, questi arrivano in Francia e ci buttano fuori. Decidono nel giugno del 44 di sbarcare in Normandia e di aprire un nuovo fronte, naturalmente, perché loro volevano arrivare a Berlino prima dei russi, poi in realtà non ci arrivavano neanche, perché sono arrivati più o meno insieme, ma sono arrivati prima i russi. Però, diciamo, in quel momento il fronte italiano diventa un fronte secondario. A giugno, nonostante questo, Alexander fa un famoso bando nel quale dice: rimediamoci, ribellatevi, aiutiamoci, aiutateci, noi vi aiutiamo, voi aiutateci, datevi ai tedeschi, datevi ai fascisti, rompete le scatole, fate di tutto per cercare di rallentare il più possibile, di creare i problemi della costruzione di presidi che possono rallentare la nostra marcia e darci la possibilità di farlo. Questa è stata la prima. Tra l'altro, su questo proclama il governo Bologna, quello che ha salvato un pochino, anche parlando prima dei partigiani, è stato quello su quale il governo Bologna ha poi voluto creare, dare una giustificazione legale
ai CLN, quindi far diventare davvero strumenti di governo, e quindi naturalmente di conseguenza anche ai partigiani dare una sorta di copertura legale che altrimenti non avevano. Li chiamavano banditi, ma in realtà dal punto di vista legale, tra virgolette, naturalmente banditi erano, insomma, non nel senso che non è che ci fosse lo primo sforzo. Quindi giugno 44, il 5 giugno viene liberata Roma, il 15 giugno i tedeschi, gli americani e gli inglesi sono già a Siena, quindi in questa ritirata velocissima ma molto aggressiva, perché solamente nello spazio fra Roma e Siena ci sono state tantissime strade, più di 1500 persone uccise, villaggi, pensare a Arezzo, Basso Siena, cioè tantissimi posti in quali la società tedesca ha operato questa ritirata strategica aggressiva, come ha chiamato anche qualche storico molto più importante di me. Anche qui bisognerebbe fare un piccolo appunto: quando si parla delle rappresaglie, i tedeschi che lavoravano sulle rappresaglie, i partigiani, si è poi fatto un'azione, quindi in realtà non è vero assolutamente questo. Storicamente sappiamo benissimo che non è così. Certo, i tedeschi hanno anche operato rappresaglie, come dire, nei confronti di azioni fatte, ma è provato scientificamente, è storicamente provato che il 90% delle stragi fatte sono stragi fatte per esigenze tattiche. Ripeto, non faccio una questione, mi vengono in mente le due che abbiamo qua vicino, Sant'Anna di Stazzera piuttosto che Montesole Marzabotto, per l'appunto da una parte e dall'altra della linea gotica. Diciamo, i partigiani da Montesole Marzabotto erano via ormai da più di un mese, a Sant'Anna di Stazzera i partigiani sono stati, quindi non c'è neanche, come dire, un appiglio, non ci può essere neanche un appiglio, voglio dire, sia pur minimo a una forma di rappresaglia. Però intanto in quelle due stragi muoiono 1500 persone, donne, vecchi e bambini. Quindi siamo arrivati quindi all'8 settembre, all'11 settembre viene liberato Mussolini, il 13 settembre viene creata la Repubblica Sociale. Ecco, su questo aspetto io vorrei fare una critica fortissima anche a un certo modo dalla sinistra di interpretare il ruolo della resistenza e il ruolo anche del rapporto che è intercorso in questo paese tra fascisti e tedeschi. Certo che la Repubblica Sociale aveva un ruolo secondario rispetto al fascismo, ma in realtà non è stato così come in altri paesi. In altri paesi sicuramente, quelli vicini, piuttosto che in Romania, piuttosto che in Ungheria, il nazismo ha avuto un controllo diretto. In realtà in Italia la funzione di polizia e la funzione di controllo dei territori è sempre stata in mano dei fascisti. C'è una violenza fascista che non è a personagens. I fascisti in questo paese non sono stati solo collaborazionisti, non hanno contato solamente i tedeschi dove ci sono state da fare strage. In questo paese i fascisti hanno commesso stragi su italiani. In questo paese, che ne dica, per anni a parte i partigiani, c'è stata una guerra civile e i partigiani italiani sono stati impegnati molto più spesso contro le truppe e contro le brigate nere piuttosto che in fronte diretto contro i tedeschi. Questo è un dato storico assolutamente innegabile. E la violenza fascista è una violenza che non è solo rispettare l'ideologia o una catena di ordini, ma è una violenza diversa, è una violenza che nasce da una rivincita sociale, che nasce dal fatto che la composizione di quelle truppe, di quelle brigate, era composta soprattutto da giovani ideologicamente incapaci di comprendere, legati all'entusiasmo, e vabbè, ma da tanti vecchi che durante il fascismo non avevano potuto, perché il fascismo a un certo punto ha dovuto per forza mettersi il vestito pulito, no? Come dire, e fare come dire, una sorta di governo un pochino diverso anche del territorio, legato ai contaminati, legato insomma,
come sappiamo, però non è che devo fare la storia d'Italia degli ultimi 30 anni, perché non ne sarei probabilmente capace. Però di sicuro quel surplus di violenza e quel surplus di sadismo, che poi vedremo meglio, se io posso lungo dire, io mi interrompo, ci sarà certamente legata anche, ma guardate bene, non è solamente una violenza contro gli avversari politici, che tutto considerato potrebbe essere anche comprensibile, giusto o sbagliato, ripeto, una da parte, una per l'altra, ci si combatte, ma la violenza fascista è anche contro se stessa, voglio dire, nasce durante il processo del famoso congresso di Verona, il famoso federale Ghisellini non è stato ucciso, questo non è storicamente provato, dai improbabili GAP, che a quei tempi non erano neanche nei più fervidi pensieri dei più grandi dirigenti partigiani, soprattutto in quella zona, ma è stata probabilmente, anzi quasi sicuramente, una vendetta interna. La banda Koch, poi parleremo meglio, poi di Micheto, viene sciolta, lo dicevamo prima, non da chissà chi, viene sciolta da Mussolini in persona nel momento in cui, siccome questi facevano contro spionaggio, arrestavano tantissimi fascisti che loro li tenevano puri e volevano fare pulizia all'interno del fascismo, nel momento in cui decidono di poter arrestare Farinacci, chiaramente Farinacci era intoccabile, la banda Koch si chiude con tutto quello che ha fatto, ma delle centinaia di persone che sono passate dalle varie vite tristi di questo paese, sono naturalmente la maggioranza assoluta partigiani e presunti tali, donne, poi parleremo della violenza specifica, noi abbiamo inventato la violenza sessuale sulle donne, è stata una delle primizie che ha avuto il fascismo. Poi parleremo delle ferrate a proposito delle cose. Noi con Roatta abbiamo fatto i primi stupri di massa nella Jugoslavia, li abbiamo codificati, li abbiamo scritti, perché lui copiava, come facevano i tedeschi, noi abbiamo i verbali di quello che facevano, le donne violentate e di come erano violentate e con che strumenti erano violentate. Quindi voglio dire, certo questo non possiamo dire. Comunque, il 13 settembre abbiamo una situazione di questo tipo. Da una parte 700.000 italiani che vengono arrestati, soldati italiani che vengono arrestati soprattutto nei Balcani e vengono portati su carri piombati in Germania, i cosiddetti IMI. Soldati. Di questi 700.000 soldati, che naturalmente i tedeschi e naturalmente i graziani, che era quello che voleva fare l'esercito in questo paese, contava molto per involvere le truppe dell'esercito nascente, del quattro bisogni nascenti, di queste 700.000 persone 1.500 a questi era dato la possibilità di tornare a casa, di avere la paga, di poter mangiare. Quando riparliamo di antifascismo, io vorrei che il tema venisse allargato. Ci sono stati anche antifascisti che hanno pagato di persona, come questi 698.500 italiani che non erano sicuramente né politicizzati né culturalmente elevati e probabilmente non erano seri, probabilmente neanche marxisti, anzi sicuramente, che però hanno fatto una scelta precisa, pagando di persone perché erano nei campi di concentramento, a Cefalonia, voglio dire, cioè questi si sono fatti sparare, non per scherzo, per davvero. Allora voglio dire, credo che sia giusto anche ricondurre il tema della resistenza dell'antifascismo, dare dignità ai tanti antifascismi, che naturalmente sono diversi. Anch'io avrei fatto una scelta di campo, no? Io l'ho detto, forse non sono detto, io sono finito partigiano combattente, mio padre ha fatto una scelta di campo che io approverei, probabilmente avessi avuto 18 anni quando aveva lui, avrei fatto, ma c'era, se non ci fossero stati anche questi antifascismi, probabilmente oggi parleremo di qualcosa di totalmente diverso. Dall'altra parte erano iniziate a vivere queste bande, bandacce in giro. E Paolini, che non era uno stupido, assolutamente, che credo voglio far passare, decise che l'ultima possibilità che lui aveva per restituire dignità al fascismo era quella di creare, di militarizzare il partito, cioè di rendere presidenti della provincia, di ogni provincia, come se fossero dei generali, e creare brigate nere. La prima brigata nera nasce a Lucca. La chiamerano 36esima, però nasce il decreto formativo delle brigate nere del 30 giugno del 44,
il 17 giugno la Tetta Brigata della Lucchese già operante, Tim Berger, che era un personaggio particolarissimo, fra l'altro ha lavorato a Endo, eccetera, eccetera, e crea questo gruppo, aveva liberato Trieste, Trento, Padova, insomma era un tipo particolarissimo, crea questo gruppo di lucchesi che seguirà fra l'altro Mussolini fino in fondo, quindi la Brigata della sarà a Lucca, poi si sposterà sempre a nord seguendo i tedeschi, poi andrà a Piacenza, poi andrà nel Piemonte, sempre in funzione antipartigiana, non ha mai fatto un'operazione contro i tedeschi, e qui stanno operando solo ed esclusivamente come polizia partigiana. E poi Mussolini verrà arrestato a Dongo sulla camionetta della 36esima brigata lucchese che era stata presa, e noi abbiamo poi tutte le testimonianze. Quindi questa militarizzazione del partito leva di mezzo la possibilità a tutte le squadracce, Banda Cocca, Banda Carità, Finizio, Muti, che hanno imperversato per mesi, era l'ultimo tentativo per ridare, come dire, una sorta di credibilità, no? Di richiamare all'onore fascista. Il problema è che questo tipo di persone che erano all'interno di queste bande, come dicevo prima, erano quasi tutte persone che non avevano né quel surplus di passione, di fede che sono necessari per fare una battaglia, giusto o sbagliata, come dire, che mi faccio ammazzare, devo avere qualche cosa che mi spinge a sparare contro un altro, no? Questa è la gente che in realtà aveva solamente il problema del sonno. Io vorrei farvi vedere i verbali delle requisizioni che sono state fatte. Si capisce, io entro in una casa, devo prendere da mangiare, poi l'esercito si entra così, il maiale, ma trovare le calze da donna, le mutande da donna, ho trovato decine di migliaia di paia di mutande da donna, ecco, un brigatista nero in combattimento, che se ne fa di mutande da donna? Cioè, io non, sono quelle cose che rimangono dei quadri, dei valori, è evidente che naturalmente queste erano persone che naturalmente erano soprattutto, era l'ultima parte, l'ultima fece, l'ultima persona che si può raccogliere per cercare di creare un esercito. Bene, c'è male. È importante però, ripeto, notare, fra l'altro le brigate nere lucchesi vennero rinforzate quando la Pisa fu liberata da un gruppo rilevante, più di 70 persone pisane, perché fra l'altro il questore di Pisa era lucchese, quindi probabilmente aveva anche dei collegamenti. Quindi io e abbiamo qui la documentazione di operazioni e di persone. Uno dei mitici comandanti di questa brigata nera, tale Rossilio di Fucecchio, che poi non è stato poi ritrovato dopo la fine della guerra, probabilmente è scappato, probabilmente le ultime tracce si perdono sempre in Sud America, ma io non ho certezza perché non ho visto questi documenti, però come tantissimi fascisti sono andati naturalmente in Spagna o in Sud America, ci sono. Ecco, quindi praticamente alla fine della guerra naturalmente queste persone, quindi con il 25, cioè con la fine della guerra, c'è subito un impegno importante a ricostituire naturalmente una sorta di legalità. Naturalmente, come in tutti i paesi europei, si passa dal tentativo di fare una sorta di punizione. Noi siamo partiti malissimo in questo paese, perché prima della fine della guerra è stato intentato un processo importante, che era un processo intanto non su quello che avevano fatto in guerra, perché i dati non li avevano ancora, ma su dei reati che erano certamente fatti anche sulle persone, fatta la lotta e all'affuso. Due generali che vengono presi, vengono arrestati, vengono portati a Roma e giudicati a un tribunale creato ad hoc. In realtà il capo d'accusa più importante di quel processo era l'uccisione dei fratelli Rosselli, che pare una cosa importante, perché naturalmente da quello poi nascono tante altre cose. Roata, che in realtà era un generale, era stato preso anche dopo il 25 di luglio, è rimasto arrestato dopo, perché gli americani spinsero molto perché Roata fosse arrestato, più degli inglesi, non del vero.
anche se i gris sono stati più bravi a fare le indicazioni, però gli americani avevano questa idea un pochino bianco e nero, no? Quindi vuol dire molto, molto lucida sulla Croata non finisce il processo, Croata scappa, naturalmente dichiara la malattia, viene portato all'ospedale del Celio, e dal Celio lui era generale fino a 15 giorni prima, fuggeva prima al Vaticano e poi va in Spagna, torna in Italia libero nel 1967, nel 1963-64 e muore a Roma nel 66, senza aver pagato, ha fatto 3 giorni di carriera, il generale che diceva. Però l'educazione in questo paese è stato il vero grosso problema, è quello sul quale io mi congiungo poi ai temi che verranno trattati il giorno dopo, perché in realtà questo paese non ha fatto pagare le colpe a chi doveva pagare. Parlavo prima del decreto del 22 giugno del 1946, il primo paese in Europa che fa un decreto di amnistia. Forse non ce n'era bisogno così presto. Nel 1946 le condizioni economiche, sociali, strutturali di questo paese qui erano davvero ancora agli antichi. Però si decise, il Partito Comunista spinse molto, perché naturalmente doveva anche dare un segnale anche all'estero, che voleva naturalmente sottolinearsi come forza di governo. Naturalmente non è una colpa aver fatto l'amnistia, io credo che era necessario, naturalmente, perché ripeto, non è che tutti possono pagare solo per il fatto di aver avuto un'idea, o magari di non essere stato, di non aver avuto la possibilità di vedere che c'erano anche altre idee diverse. Non può essere questo. Però certamente come era costruito questo provvedimento di amnistia, era previsto che le persone che avevano commesso dei fatti rilevanti avrebbero dovuto essere puniti. Così non è stato. Pochissimi hanno pagato qualche fucilazione, qualcuna anche probabilmente affrettata, perché se noi avessimo avuto qualche premio, mi riferisco a parte Mussolini, che lì aveva più una funzione, ma probabilmente qualche altro gerarca, se ci avesse dato la possibilità di poter sapere qualche cosa in più, probabilmente sarebbe stato bene sia dal punto di vista storico che dal punto di vista. Ma c'è un altro dato importante che cambia completamente le carte in tavola e che veramente ha creato un vero vulnus alla storia di questo paese: la guerra fredda. La guerra fredda. Cioè, improvvisamente, l'Italia diviene presidio militante contro il comunismo russo, e questo blocca qualsiasi tipo di indagine. Poi qualcuno dice: sì, certo, voi avete chiesto che venissero giudicati i tedeschi, però voi non avete dato i vostri, facciamo qualche patta e la chiudiamo lì. In realtà non è andata così. In realtà gli americani e gli inglesi hanno deciso che aprire quella pentola avrebbe potuto rappresentare un rischio enorme per quello che riguardava la tenuta democratica del paese, perché è evidente che se la gente avesse saputo quello che era successo, quello che avevano fatto, persone che in quel momento avevano delle responsabilità politiche nel paese, probabilmente ci sarebbero stati dei problemi davvero rilevanti. Ma l'altro che l'altro vero grosso problema è il fatto che comunque un'operazione poteva essere fatta in questo paese in due posti importanti. Il primo è la magistratura, perché la magistratura è poi quella che ha gestito i processi negli anni 50, soprattutto la Corte Costituzionale, che ha deciso che inserire un palo di castagno nella vagina di una donna non era una tortura particolarmente rilevante, e quindi chi aveva commesso quel reato poteva essere denunciato a violenza semplice e quindi andare poteva passare come violenza semplice, quindi prendere gli effetti dell'amnistia degli atti e tornarsene a casa. I processi al fascismo in questo paese sono stati distrutti, sono stati destrutturati in questo modo. A Castelnuovo di Carfagnana, paese dove io abito, le brigate nere uccidono 8 persone, italiani su italiani,
io qui ho gli atti del processo, prego confesso, dichiara come è andata l'azione, dichiara che erano civili, sapeva che erano civili, lo confessa davanti a un tribunale libero, su difensore eccetera. Nel 1951 questo signore, è anche, si chiama Rossi Mariano, non è parente di quel Rossi io che dicevo prima, questo è lunghese, torna a casa con tutti i suoi beni, con tutti i suoi affetti e con tutto il... Quindi la magistratura è stato il primo grosso vulnus di questo paese. L'altro grosso problema è stato l'esercito. In ogni rivoluzione, da Napoleone in avanti, quando chi vince cambia la polizia e cambia l'esercito, ma per una ragione tanto semplice, mi pare davvero anche stupido spiegarlo, è evidente che il controllo del nuovo deve essere fatto da chi il nuovo l'ha fatto, perché altrimenti, cioè, come dico, non è neanche possibile, è proprio un paradosso, come dire, no? Siamo proprio al di fuori di quello che è la realtà storica. In questo paese non è stato fatto, c'è chi dice che è stato imposto, io non sono così convinto, io sono convinto che all'interno dei partiti che sia pure hanno partecipato alla lotta di liberazione nazionale, la Cosa Cristiana, la Cosa Cristiana, eccetera, ci fosse per forza, soprattutto per gli industriali, che tendevano comunque a pacificare la situazione. Finisco con il discorso con il quale ho iniziato. Ecco perché oggi parlare di resistenza, e io che lo faccio nelle scuole da tanto tempo, eccetera, eccetera, vuole essere riportare, scarnificare, levare anche la retorica, anche la nostra retorica, che ha fatto più male che bene. Perché queste cose bisogna spiegarle ai ragazzi. Perché quando io dico che nel 1950 chi era stato partigiano veniva licenziato, non è una cosa che la dico perché sono dell'ampio, sono il sostegno della resistenza, perché sono documentati, perché il famoso triangolo industriale, non il triangolo rosso che è ancora un'altra cosa, ma il triangolo industriale di Reggio Emilia nasce perché questi erano gente che erano stati licenziati alle fabbriche e apriva in proprio. Noi dovremmo ancora ringraziare questi punti sul coraggio di infilarsi in tasca e di investire e di fare l'economia, perché non potevano più lavorare, perché non c'era lavoro per chi era stato partigiano combattente, soprattutto partigiano combattente di determinati gruppi politici. Quindi io qui intanto concludo, che anche se no davvero ho rubato un sacco di tempo a quelle che mi sono e gli ascoltatori. Ringrazio per l'invito e preciso che non rappresento un'associazione 10 febbraio quanto un'iniziativa che è quella della costruzione di uno strumento di controinformazione che è un sito internet che si chiama 10febbraio.info, su cui trovate tanta documentazione che vi può essere utile per approfondimenti. E quindi da un lato porto questa esperienza, vi dirò alcune cose su quello che abbiamo fatto in questi anni da quando abbiamo creato il sito internet. Dall'altro, visto il titolo che è stato assegnato alla mia relazione, cerco di dare un po' di elementi di riflessione e di studio su un complesso di tematiche che però è molto vasto, che non si riesce a riassumere facilmente in un intervento di più o meno mezz'ora. E già lo percepite dalla relazione di Giuntoli, che per fortuna tra l'altro anticipa anche alcuni temi, alcuni spunti che volevo affrontare, così almeno non mi ci soffermerò sopra tanto. Cioè, c'è un complesso di questioni molto vasto che riguardano presunto carattere innocente e bonario dell'italiano in generale e la questione viceversa dei crimini italiani, in che misura i crimini sono crimini italiani e non soltanto crimini fascisti. Allora, per affrontare questo tema io ho pensato, visto che poi appunto, il titolo che mi era stato segnato era molto simile, ho pensato di andare a riprendere il classico di Angelo Verboga, Italiani brava gente,
che ovviamente consiglio a tutti quanti di leggere, e me lo sono risfogliato un attimo e ho pensato di fare una brevissima carrellata con voi, perché è molto significativo il fatto che questo libro non parla solo del fascismo, anzi non parla solo della Seconda Guerra Mondiale, va molto più a ritroso, parla di tante altre cose più lontane nel passato e anche successive alla Seconda Guerra Mondiale, al fascismo. Angelo Del Boca comincia parlando addirittura della repressione del brigantaggio e di fatti immediatamente successivi al Risorgimento, cioè di fatti connessi a quella che sarà anche una forma di colonizzazione interna alla penisola nel processo di formazione dello Stato italiano. Ma poi, per quanto riguarda i crimini verso diciamo verso altri paesi e altri popoli, comincia più o meno dal 1885, dallo sbarco a Massawa, dalla colonizzazione, dalle prime presenze coloniali in Eritrea, e comincia raccontando delle sofferenze patite da questi che sono stati partigiani ante litteram, partigiani eritrei, partigiani africani. Comincia parlando quindi anche delle prime esperienze di internamento di campi di concentramento inventati dagli italiani, ad esempio a Nokra, un'isola davanti alle coste dell'Abissinia, dell'Eritrea. Più avanti Angelo Del Boca parla della guerra di Libia 1911 per la colonizzazione della Libia, e vengono compiute operazioni di repressione ovviamente dell'opposizione sul territorio e di internamento di massa di migliaia e migliaia di popolazioni locali autoctone di libici. E quindi ci si riferisce per esempio all'internamento nelle isole Tremiti, che diventano uno dei luoghi di internamento che poi ritroveremo fino alla Seconda Guerra Mondiale, dove era possibile richiudere migliaia e migliaia di, diciamo, tra virgolette, nemici dell'Italia. Si parla poi della Prima Guerra Mondiale, che è stata condotta con metodi, che dire, che è stata una guerra tragica, sanguinosa, una carneficina di per sé, su tutti i fronti e indipendentemente dagli eserciti di cui andiamo a parlare, ma che in particolare per quanto riguarda l'Italia e le gerarchie dell'esercito italiano è stata condotta in una maniera assolutamente irrispettosa della vita umana, con soldati armati poco e male mandati in massa all'assalto in maniera anche molto rossa, a sperimentare armamenti, a sperimentare certi tipi di protezioni, scudi in latta e altre sciocchezze, senza quindi rispetto per le vite umane, tant'è vero che tutto si traduce poi in una carneficina incredibile per tutti, ma per i soldati italiani in particolare. La Prima Guerra Mondiale si chiude per l'Italia con una vittoria che poi verrà definita mutilata, e con dei progetti di ulteriore conquista e di colonizzazione di territori che non era stato possibile mettere sotto il controllo italiano
a seguito della conclusione della guerra. E vorrei citarvi quindi l'atteggiamento di personaggi come il ministro degli esteri Sidney Sonnino e quello che diventerà poi maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, rispetto all'atteggiamento da tenere verso le terre della nascente, appena nata Jugoslavia. Siamo ancora nel 1918 e Sonnino, a guerra conclusa, appena conclusa, avrebbe voluto bloccare la costituzione del Regno Jugoslavo. Cercò con ogni mezzo di spezzarlo con un blocco economico, frenandone il riconoscimento da parte degli altri governi, ma anche organizzando azioni destabilizzanti. Tant'è vero che ci furono da subito proteste jugoslave in merito all'invio da parte dell'Italia di agenti provocatori in Bulgaria per creare complicazioni con la Serbia, per macchinazioni e operazioni spionistiche da parte italiana. Il generale vice comandante dell'esercito Pietro Badoglio mise appunto un progetto di destabilizzazione su tutto il territorio jugoslavo, che descrisse in una lettera a Sonnino, in cui chiedeva l'autorizzazione a procedere ai fondi necessari e in cui descriveva, ad esempio, come, e qui mi riallaccio a quanto diceva Giuntoli sul fatto che gli italiani hanno inventato lo stupro etnico, ma siamo nel 1918, dice futuro maresciallo d'Italia Pietro Badoglio in questa lettera del 3 dicembre 1918: i soldati italiani già presenti sul suolo dalmata avrebbero dovuto contribuire fraternizzando con le donne slave, la cui facilità favorirà relazioni i cui risultati non possono che essere benefici, eccetera, eccetera. Il progetto era suddiviso in due zone d'azione, l'una all'interno dei territori sotto controllo italiano, l'altra al di fuori dei territori occupati. Per questa seconda zona in particolare, nel piano si prevedevano una numerosa squadra di agenti intelligentissimi, ben orientati, da inviare in Slovenia, Croazia, Dalmazia e Serbia, cercare contatti in giornali influenti di quelle zone e con gli elementi malcontenti del regime, facendo influenza in particolare sul clero, sul quale si intendeva agire con mezzi finanziari. Si chiedeva perciò uno stanziamento di 3.500.000 lire dell'epoca e per una richiesta di fondi che adesso non vi sto a elencare per tutte le operazioni di propaganda possibili. C'è quindi da subito, e non siamo ancora nel fascismo, fine della prima guerra mondiale, un progetto di tipo imperialista molto sfacciato e con dei tratti fortemente criticabili anche dal punto di vista proprio del rispetto delle popolazioni locali. Ma ritorniamo ad Angelo Del Bocca, saltiamo con gli anni, andiamo più avanti nel tempo, andiamo per esempio dopo l'instaurazione del regime fascista nel 1931, quando in Libia viene brutalmente soffocato il moto di rivolta dei partigiani libici, tra cui quello che è rimasto mitico, Omar el-Mukhtar, che passerà la storia come il leone del deserto, impiccato dagli italiani,
sul quale dopo la seconda guerra mondiale ancora in Italia non circoleranno notizie e informazioni, figura che non verrà studiata, e addirittura il film hollywoodiano L'Ombrello del deserto verrà censurato perché giudicato lesivo dell'onore dell'esercito italiano e quindi di fatto nascosto alla visione degli spettatori, che la RAI non ha mai trasmesso, ma si è visto solamente su alcune reti private e solo in tempi recentissimi. Andiamo avanti. 1935, gli italiani sono tra i primi a sperimentare certe forme di guerra chimica sulle posizioni, sulle popolazioni civili. Certo, c'era stato l'impiego di gas anche durante la prima guerra mondiale, anche da parte di altri eserciti, ma in particolare l'Italia fa un uso criminale, genocida, di trite e di arsine, commettendo grandi massacri come quello di Ambaradan. Rimarrà poi proverbiale, invece ho fatto un Ambaradan, è successo un Ambaradan, ancora si dice, ci si riferisce, in effetti anche se gli italiani non lo sanno, allo sterminio che è stato messo nel 1935 attorno alla località di Ambaradan in Etiopia. E rimaniamo in Etiopia. Nel 1937 coraggiosissimi partigiani locali riescono a compiere un attentato contro il capo militare italiano Graziani di Antiochia, che rimane ferito, ma riescono ad arrecare agli italiani 7 morti. La reazione è violentissima da parte dell'occupante italiano. La rappresaglia si scatena subito nello stesso pomeriggio del 19 febbraio del 37. Il giornalista Ciro Poggiani annotava nel suo diario segreto: tutti i civili che si trovavano in Addis Abeba hanno assunto il compito della vendetta, si riferisce ai civili italiani presenti ad Addis Abeba, condotta fulmineamente con i sistemi del più autentico squadrismo fascista. Quindi non parliamo di militari, ma proprio di italiani che erano ad Addis Abeba magari per fare commercio per l'amministrazione civile. Si trasformano in brutali squadristi, moltissimi di loro girano armati di manganelli e di sbarre di ferro, accoppando quanti indigeni si trovano ancora in strada. Vedo un autista italiano che, dopo aver abbattuto un vecchio negro con un colpo di mazza, gli trapassa la testa da parte a parte con una baionetta. Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente indiana ed innocente. Siamo ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, un paese di antica e importante civiltà che gli italiani disprezzano profondamente. Tant'è vero che solo dopo poco, in marzo, verso la fine di marzo, la repressione si è andata intensificando e articolando in maniera meglio studiata da parte delle forze di occupazione italiane sul territorio. La repressione colpisce i monaci cristiani ortodossi copti, li colpisce con una strage che ha il suo epicentro nella città santa dell'ortodossia copta di Debra Libanos, e questo sotto la supervisione del criminale di guerra italiano, il generale Pietro Maletti, che è solo omonimo di un Maletti c'è stato poi un altro personaggio poco raccomandabile, ma parliamo della storia della guerra fredda e non so se
potrebbero anche essere stati parenti, ma non ho approfondito. A Debra Libanos, vengono incendiati 115.422 tukul, cioè abitazioni, tre chiese, un convento, e sterminati 2.523 arbignuoc, che sono queste figure di preti locali. Adesso non mi soffermo. Il maresciallo Graziani era il più alto responsabile di questa carneficina commessa dagli italiani in Etiopia. Nel 45 partecipa alle vicende della Repubblica di Salò, ne è il capo militare della Repubblica di Salò. Nel 45 però, anziché condividere la sorte di Mussolini, come i topi scappano, no, dalla nave che affonda, si stacca dalla colonna dei fuggiaschi e a Cernobbio si consegna al capitano Emilio Daddario, nonostante il nome e cognome era dello Stato Maggiore dell'Esercito americano. E poi ha fatto le corde della chitarra, famosissimo. Esatto. E gli americani lo arruolano, infatti, cioè lo prendono sotto la loro ala protettiva. Pochissimi anni fa a Graziani è stato eretto un mausoleo nella città natale di Affile, e in generale nella zona in ciociaria tra Affile e Filettino in tutti questi decenni, a più riprese, anche finché Graziani è stato vivo, perché è morto dopo decenni, non mi ricordo esattamente quando, ma dopo diversi decenni, è stato un viavai di reduci e di nostalgici repubblichini con relativi meeting. Si parlava di Roatta, non mi soffermo su Roatta, perché se ne è già parlato, per il tempo non permette di tornarci tanto. Diciamo solamente che è passato alla storia per il famoso motto testa perdente che sono sue parole testuali in una disposizione di cui c'è traccia formale, ufficiale, con riferimento al trattamento da infliggere ai partigiani in Jugoslavia che non rispettava la sovranità italiana in Dalmazia. Continuo cercando di essere veloce. 1940, l'Italia il 28 ottobre aggredisce la Grecia prendendo a pretesto questioni di confine con l'Albania già sotto controllo, sotto occupazione italiana. In Grecia sono successi fatti, diciamo, tra virgolette, disdicevoli anche lì, però in particolare la cosa che gli italiani non potranno mai farsi perdonare è che nell'estate del 41 e del 42 hanno fatto requisire per le esigenze dell'esercito di occupazione il raccolto della Tessaglia, il grano, gettando le popolazioni della Grecia e in particolare quella della stessa capitale di Atene in una terribile carestia che ha causato decine di migliaia di morti. Solo l'anno dopo scoppia, l'Italia entra formalmente in guerra nella seconda guerra mondiale. E per farvi capire con che spirito l'Italia entra in guerra, si può sfogliare una rivista teorica del militarismo e dell'imperialismo fascista come questa qui, dal titolo Conquiste, che riporta articoli che hanno titoli del tipo
artificiosità del regno degli sloveni, dei serbi croati sloveni. L'Adriatico, grande lago italiano, nemesi divina rispetto al fatto che la Jugoslavia doveva pagare le sue colpe ataviche. Articoli che fanno riferimento all'idea di spazio vitale, chiaramente ripresa anche dalle organizzazioni tedesche, e cosine del genere. Ma in particolare c'è qui un articolo interessantissimo che riguarda la Croazia, perché già da una quindicina d'anni il fascismo, in maniera sotterranea, aveva fomentato, aizzato il nazionalismo e il separatismo croato, così come tutti quanti i nazionalismi e separatismi che potessero disgregare lo Stato jugoslavo, così che dopo aver occupato e smembrato la Jugoslavia insieme ai tedeschi, ai bulgari e ai collaborazionisti nell'aprile del 1941, il 17 maggio del 1941 è annunciato dalla stampa italiana l'arrivo a Roma di una delegazione croata con a capo il Poglavnik, duce Ante Pavlic, per chiedere alla maestà del re imperatore di designare un principe di casa Savoia che cingerà la corona croata. Cioè, uno stato fantoccio al punto, per cui segue la prima cosa che fanno Pavlic è di chiedere ai Savoia di mettere un loro esponente a capo di una nuova monarchia croata. E vabbè, qui parole, adesso non mi soffermo, che decantano la secolare amicizia tra Roma e la romanità da un lato, e la Croazia come antemurale cristianitatis, baluardo del mondo cristiano occidentale contro il mondo barbaro slavo, jugoslavo esterno. Allora, dicevo del motto testa perdente, noi lo abbiamo usato come relazione al siglo 10 febbraio, il nostro, diciamo, battesimo è stato la produzione di una mostra che trovate integralmente in internet, che si chiama proprio Testa Perdente, che in 18 pannelli descrive in maniera sintetica, con moltissime fotografie, l'insieme dei crimini di guerra che sono stati commessi dall'Italia fascista nei Balcani. E quindi io non entro nel tema e vi invito magari in una prossima occasione, anche se volete allestire la mostra, possiamo fornirvene copia. Oh, la mostra però è anch'essa parziale, perché qui i temi da affrontare sono veramente tantissimi, e qualunque cosa si comincia ad approfondire ci si rende sempre conto che non è che la punta di un iceberg, che è più di un iceberg. Per esempio, un altro tema che non abbiamo potuto affrontare in quella mostra, ma che merita di essere conosciuto lacrimosamente, è il fatto che tra le varie zone di occupazione italiana nei Balcani c'è stato anche il Kosovo, perché l'Italia, in seguito al collasso della Jugoslavia monarchica nel 1941, partecipa alla spartizione anche del Kosovo, provincia serba, all'epoca jugoslava ovviamente. Il Kosovo viene diviso in una parte, oltre alla parte italiana, una parte tedesca e una parte bulgara. Tutto questo ci ricorda anche qualcosa che è successo più recentemente. C'è una fase di transizione in cui formalmente il Kosovo è ancora sotto sovranità serba, della Serbia, però collaborazionista di Nedic, dopodiché 29 giugno Benito Mussolini firma un bando, mette una disposizione che dice che i territori del Kosovo di Dibrano e di Struga, quindi siamo anche parte dell'attuale Macedonia, in quei territori tutti i poteri civili dell'autorità occupante, cioè tutti i nostri poteri,
vengono generosamente devoluti al governo albanese, che in realtà governo fantoccio, che crea una forma, diciamo, dell'epoca di grande Albania, della quale oggi si ritorna a parlare, ma stavolta la copertura non è fascista e nazista, ma la copertura della NATO. Saltiamo al 20, poi l'Italia fascista è sconfitta, anche in Russia, dove pure ci sarebbe da approfondire su quello che è stato fatto e non è stato fatto dai militari italiani. Ma saltiamo alla caduta del fascismo, 25 luglio. Con il 25 luglio il sistema concentrazionario istituito dal regime fascista, che solo per quanto riguarda i Balcani e i prigionieri provenienti dalla Slovenia, l'Istria, la Dalmazia, il Montenegro, il Kosovo sotto occupazione italiana, conta più di 150 campi di concentramento. Il sistema concentrazionario non viene smantellato proprio per niente, così come non viene interrotta la guerra, perché evidentemente tra l'Italia fascista e l'Italia monarchica, almeno su una cosa, c'è una perfetta continuità, cioè le politiche imperialistiche verso i popoli vicini non sono, lo dimostra il fatto che non viene smantellato il sistema dell'internamento e non viene interrotta la guerra e non vengono ritirate le occupazioni militari, queste politiche imperialistiche evidentemente non sono un tratto caratteristico solo del regime fascista, ma c'è qualcosa di più essenziale rispetto ad aspirazioni coloniali dello Stato italiano, della monarchia sabaudia. Addirittura ancora l'8 settembre, anche se l'Italia esce dall'alleanza con la Germania e ha perso sugli scenari di guerra all'estero e con le sue occupazioni militari nei Balcani, in Africa, eccetera, ma ancora i prigionieri politici stranieri sul territorio non vengono automaticamente liberati, e questo nonostante precise disposizioni che venivano dagli alleati. Nella maggioranza dei campi di concentramento sul territorio italiano, per esempio in Toscana a Renici, dove ci sono migliaia di sloveni, o in Umbria a Colfiorito, dove ci sono soprattutto montenegrini, nella maggioranza dei campi e dei luoghi di internamento, le autorità dei campi non liberano proprio nessuno, aspettano gli eventi, ritengono i reclusi comunque personaggi politicamente pericolosi anche per una Italia non fascista. È qualcosa su cui si può ragionare e ci si può interrogare. Passiamo comunque alla fine della Seconda Guerra Mondiale e alla liberazione del 25 aprile. È già stato accennato e quindi non mi ci soffermo. C'è il problema della mancata curazione, della continuità di una gran parte della classe dirigente, soprattutto in determinati settori, che sono i settori dell'esercito, le prefetture, determinate posizioni chiave nei ministeri. È stato anche spiegato il motivo. Sulla mancata curazione io vi consiglio di leggere per esempio il libro di Davide Conti sui criminali di guerra italiani, che è del 2011 e che, dopo le ricerche di Davide Conti anche sui crimini commessi dai criminali di guerra italiani, specialmente nei Balcani, spiega come e perché questi criminali di guerra italiani l'hanno passata liscia.
Sul numero di Micromega che è uscito proprio oggi c'è un articolo sintetico di Calderon che tra gli altri parla ad esempio dei casi di Rodolfo Graziani, del quale già ho detto, ed anche di Cugno Valerio Borghese, che è un altro personaggio che ha fatto la storia dell'Italia della Guerra Fredda, purtroppo, essendo anche lui un personaggio chiave della strategia della tensione. Questo articolo di Guido Calderon si intitola La mancata Norimberga italiana. Allora, vado anch'io a chiudere con due o tre cose che cerco di dire velocemente. Come redazione del sito 10febbraio.info abbiamo scelto di darci questo strano nome, 10 febbraio, con riferimento a quella che è diventata una giornata di celebrazione nazionale, un giorno del ricordo delle vittime, delle foibe, del vissuto degli italiani di Venezia Giulia e Istria e Dalmazia. Perché l'Italia nel 2004 sceglie il 10 febbraio come data per ricordare quelle vittime? Questo è un interrogativo sul quale merita di ragionare, sul quale merita di soffermarsi un attimo. Innanzitutto va detto che giorni del ricordo di questo o di quell'altro evento, di queste o di delle altre vittime nel calendario civile italiano non ce ne sono tanti. Per esempio, non è mai stato istituito un giorno del ricordo delle vittime italiane delle stragi nazifasciste. Io non parlo delle vittime etiopi dei crimini di guerra commessi dagli italiani, che anche sarebbe una cosa giusta, o delle vittime croate, montenegrine. Parlo delle vittime italiane. Non è stato nemmeno istituito un giorno del ricordo degli internati militari italiani nei lager nazisti. Invece è stato istituito un giorno del ricordo delle vittime del cosiddetto esodo e dei cosiddetti infoibati. È stranamente vicino questo giorno, il 27 gennaio, che è la giornata della memoria invece dell'olocausto nazista, che ricorda principalmente le vittime ebraiche dell'olocausto. E già questa scelta di fissare una data vicina ci dice di una intenzione, a nostro avviso, parlo in questo caso come redazione del sito 10 febbraio, di costruire diciamo un immaginario collettivo di vittimizzazione, di protrarre una forma di autoassoluzione e vittimizzazione già presente nella società italiana, nella narrazione della storia, che si fa della storia contemporanea in Italia. Ma il 10 febbraio è scelto esattamente quel giorno perché è l'anniversario del trattato di pace con cui nel 1947 l'Italia regola i conti, almeno per le questioni principali, rispetto a ciò che aveva commesso nel cominciare, nello scatenare la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente con l'alleato nazista tedesco, aggredendo i popoli dei Balcani, la Grecia, eccetera. Quindi regola parzialmente, poi ci saranno altri trattati che definiranno nel dettaglio. E regolando i conti si guadagna un posto di legittimità nel consesso delle nazioni, in particolare alle Nazioni Unite, grazie al
Trattato di Parigi del 47. Invece, istituendo una giornata del ricordo, un giorno del ricordo, proprio il 10 febbraio, l'Italia ufficiale sembra quasi delegittimare il trattato di pace, sembra recriminare rispetto al conseguimento della pace in quei termini. A nostro avviso, se la ricorrenza va mantenuta, ne va completamente capovolto, se ha molto il significato, quella deve diventare una ricorrenza per la pace e l'amicizia fra i popoli. Una celebrazione del trattato di pace e non una sua contestazione, una recriminazione rispetto ai contenuti, al modo con cui si è usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. Io il tempo, insomma, è poco, ma metto nel dettaglio delle questioni che riguardano le foibe e l'esodo, se volete poi di qualcosa parliamo, ma vi dico solamente che noi, rispetto all'ultimo scandalo che c'è stato, che è quello della medaglia al fascista repubblichino Pari dei Modi, di cui qualcuno avrà letto, abbiamo scritto una lettera aperta su iniziativa di uno di noi, Alessandro Volker, che tra l'altro, oltre ad essere uno storico professionista specialista dell'esodo e della presenza degli esodi italiani a Trieste, perché lui è sloveno nativo di Trieste, ha fatto ricerche, Sandy Volker, specifiche su questi 10 anni di giorno del ricordo e su a chi sono state assegnate le onorificenze in questi 10 anni a seguito del dettato della legge che ha istituito il giorno del ricordo. Ebbene, in questa lettera noi spieghiamo come il caso di Pari dei Modi non sia arrivato alla punta di un iceberg di nuovo, perché qui di circa 350 onorificenze il 90% sono a fascisti repubblichini e un buon numero sono a criminali di guerra che facevano che erano elencati nell'elenco dei criminali di guerra di cui era richiesta l'estradizione, per esempio, dalla Federazione Jugoslava, e che invece sono stati coperti dall'Italia e coperti dalle strutture della NATO. Quindi ci sono tanti nomi e cognomi di questi criminali di guerra che sono stati. Chiudo. Quando si parla allora del mito dell'italiano, degli italiani brava gente, il tema di cui si discute, a mio avviso, non è quello di una indole atavica del popolo italiano, se siano davvero dei bonaccioni per natura o viceversa, se siano dei grandi iacchi disposti e disponibili a commettere più grandi crimini e poi sappiano autoassolversi in questa maniera così come dire misera. Non è un problema di carattere antropologico, il problema degli italiani è quello del modo in cui si è costituita l'idea nazionale italiana, del modo in cui l'Italia ha partecipato a suo modo al colonialismo, che è stato un fenomeno di carattere eminentemente criminale al quale hanno partecipato tutte le grandi nazioni occidentali. Il fatto che il fascismo abbia saputo strumentalizzare l'idea nazionale italiana, arrivando a corrompere i valori risorgimentali. Nel senso che noi facciamo tuttora fatica come sinistra e anche come comunisti, per chi si dice comunista, a proporre una propria idea di risorgimento e a depurarla dalla immondizia che su di essa è stata innestata dalla storia del fascismo e dalle sue peggiori tendenze.
In realtà il patriottismo non è solo quello del fascismo, il patriottismo di Garibaldi era un patriottismo che sapeva anche essere internazionalista, che andava negli altri paesi non per prevaricare ma anche per liberarli. Tante camicie rosse garibaldine, dopo aver liberato, unificato l'Italia, sono andate per esempio in Grecia o anche in Serbia e Jugoslavia, in uno spirito di fratellanza internazionalista. E quindi, e ho chiuso, diciamo, l'interrogativo e il tema di discussione quando ci poniamo questa domanda, quale sia la natura dell'italiana e degli italiani, il tema è questo: quale idea nazionale noi vogliamo affermare rispetto ai popoli immediatamente vicini innanzitutto, e come sinistra e come comunisti anche, ovviamente, perché siete giovani comunisti, quale tipo di patriottismo intendete potete rivendicare che sappia nettamente differenziarsi sia da quello fascista sia da quello di un Giorgio Napolitano, che a mio personale avviso è stato uno dei peggiori presidenti che abbiamo avuto nella storia della Repubblica Italiana. Quindi, se volete, ne discutiamo sul perché. Ora, l'italiano non è soltanto ignorante, è tenuto nell'ignoranza da sempre. Noi abbiamo vissuto una vita, abbiamo tenuto nell'ignoranza, e anche noi abbiamo delle colpe molto forti sul non aver insistito per far entrare nella scuola questo problema. La Germania ne parla, la Francia ne parla, l'Inghilterra ne parla, anche negli Stati Uniti si parla dei peccati originali dell'uomo bianco. In Italia non si parla mai della scuola, questo è il problema. Eppure noi abbiamo avuto degli incarichi molto importanti, da Presidente della Camera, Ministri e roba varia, va bene? Allora, se noi continuiamo, io sono comunista, sono sempre stato, forse sono un altro comunista, non lo so, però questo difetto, cioè di dirci le cose sempre in queste stanze e poi di non riuscire a portarle fuori, come se almeno dove noi abbiamo la possibilità di farlo e dove avevamo la possibilità di farlo e non l'abbiamo fatto, questo peccato va esorcizzato partendo da noi stessi, da ognuno di noi, perché non serve proprio a nulla fare delle riunioni dove poi ci autocelebriamo, ma della storia d'Italia, delle porcherie che l'Italia ha fatto nei paesi, dalla Libia, Somalia ed altro, i giovani non sanno nulla. Aver utilizzato il gas per primi, noi abbiamo anticipato l'ISIS. Quando tu dicevi di quella baionetta che attraversava la testa, a me è venuto in mente quell'uomo nero che sgozza l'altro, cioè volevo dire, per concludere, non farla lunga, perché io credo che non c'è bisogno di ripetere le storie tra di noi, parlare delle foibe, parlare dei danni che ha procurato un certo tipo, gli uomini che hanno diretto il Partito Comunista in Russia e in altro, bisogna dirsi queste cose, perché il potere ha sempre trovato questa strada per distruggere l'opposizione, per distruggere la libertà di pensiero, sempre e dappertutto. Le migliori menti comuniste nell'Unione Sovietica sono state distrutte, e non lo sappiamo. E noi ridevamo quando, ricordo, e questo è un peccato anche nostro, quando Socialisti mandava quelle lettere, quei libri, ridevamo di lui, invece davvero. Per cui l'educazione, educare questo popolo sarà sempre più difficile, fin quando chi ha un briciolo di potere, noi abbiamo avuto anche il ministro della scuola, no? Non è stato introdotto nessun elemento di educazione alla conoscenza di che cos'è il popolo italiano, che non è ancora un popolo, eh? Il
italiano non c'è ancora, scusate se ho preso un po' del vostro appello, ma come vecchietto mi sembra ancora il comunista. Collegarmi a quanto è detto, ne parlavo prima con l'aggiunto di là, che stamani durante una mela passeggiata in quel di Montemagno ho scoperto, io non lo sapevo, non l'avevo mai vista, che c'è una enorme targona a ricordo dei martiri in Libia, dove si aborrisce il barbaro asiatico che ha portato. Per esempio, un'azione pratica, reale, che probabilmente risulterebbe anche una provocazione, perché se uno fa una richiesta di rimozione al comune di Calci, sicuramente succede un casino. Cioè, al di là della preservazione della memoria storica, nel senso dell'archivio storico, per cui quella una targa che è stata posta, aveva un suo perché quando è stata posta, vogliamo salvaguardare l'archivio storico italiano, ma se non la rimozione ce la vogliamo mettere sotto una, un'altra scritta, un altro qualcosa che ricordi che non è andata propriamente così, che abbiamo fatto un eccidio in quelle popolazioni. Questo è qualcosa di pratico, è qualcosa di pratico che probabilmente smuoverebbe, sarebbe un'iniziativa che i giovani comunisti si potrebbero far carico, ne farebbe loro onore, farebbe merito alle popolazioni locali, a quelle calcesane e montemagnine. Poi è vero che un ragazzino che è cresciuto a Montemagno, credo ce ne siano sempre meno, ma è cresciuto a Montemagno, che tutte le mattine quando va a scuola vede il barbaro asiatico, chiederà a mamma: ma sto barbaro è asiatico? E quindi probabilmente dal punto di vista educativo, culturale, avrebbe un significato profondo, e questo secondo me sarebbe una cosa da fare subito. Cioè, la mattina uno spende un documento, va al comune di Calci, con al sindaco, alla presidente del sindaco del consiglio comunale, e che se ne vada e se ne scusa, perché troppo spesso c'è questo auto-perdonarsi, come tu dicevi, no? Il popolo italiano che è brava gente, perché molto, molto, si ama molto, si vuole bene, perché si auto-perdona tutto. Questo forse è un processo che va interrotto. Questo perché le valutazioni di due femministe statunitense, una messicana, sulla questione della, appunto, della violenza, dello stupro, della violenza sulla donna, del femminicidio, quindi dell'affermazione di un potere diverso, cioè di un potere, no? E quindi il ragionamento che te facevi, che facevate sull'introduzione proprio scientifica, no? Fatta dal generale, o mi ricordo che li chiamavi nel suo indicazione, no? di gestione del potere e quindi della violenza sulla donna, cioè anche il processo, no? Che questo qui ha avuto nel, cioè anche, diciamo, anche la, quello che noi pensiamo che sia una cosa che viene da una cosa carica, invece no, poi alla fine c'è un costruito ovviamente perverso, negativo, no? Che però è un costruito, cioè come la questione del terrorismo suscitato, no? Attraverso bombardamenti, appunto
e da ricondurre al generale Duret, no? Della guerra di Spagna, che è un po' alla fine. Cioè, durante il fascismo della guerra di Spagna, lui ipotizzò il generale Duret, il terrorismo, che poi ha dato origine all'altro famosissimo quadro di Picasso. E di conseguenza, cioè, secondo me fare anche una genesi, no? Della costruzione di determinati raccapriccianti metodologie, no? Che però sono delle metodologie studiate al tavolo. Cioè, non è che nascono così, no? Cioè, quindi la violenza sulla donna, il femminicidio, il terrorismo rispetto alle popolazioni civili, non è che nascono, c'è una loro origine, e il fatto di, secondo me, di affrontare è comunque un dato, un elemento positivo da un punto di vista storico, non soltanto dei fatti, ma anche della costruzione del pensiero che ci sta dietro. Ritengo che al giorno d'oggi ci sia un, diciamo, un malinteso senso dell'internazionalismo, perché in ogni caso, guardando la situazione, diciamo, geopolitica europea e alle forze politiche che si muovono all'interno dello scenario europeo, e, come posso dire, in un certo senso la destra radicale, l'estrema destra neofascista o parafascista gioca molto sul tema della sovranità e di un certo nazionalismo spicciolo, no? Abbiamo visto in questi giorni con Salvini che si è fatto il giro con Gibonsi, Grosseto, Cecina, Livorno è stato cacciato, però nelle altre tappe ha avuto un certo successo. E, cioè, penso che per sconfiggere anche queste manovre della destra reazionaria sia necessario rimpossessarsi di un discorso patriottico in senso progressista. Cioè, noi non ci chiudiamo a riccio nello Stato Nazionale Italia, ma denunciamo cioè riteniamo lo Stato Nazione Italia come centro della sovranità popolare, cioè parlare di sovranità popolare e non nazionale. Cioè, è un discorso complesso e per contrastare quella deriva nazionalista e xenofoba che hanno le destre reazionali, la Lega Nord, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, insomma, che rinasce piano piano, il Fronte Nazionale in Francia, e penso a una serie di partiti di estrema destra dell'Europa orientale, cui il governo ucraino è probabilmente l'esempio più eclatante. E in questo senso giocare un ruolo migliore anche nello scacchiere europeo, dove non parlare di internazionalismo spicciolo, di europeismo spicciolo, come se l'Europa in sé fosse un dogma, ponendolo anche come il fatto che riformare l'Europa, parlare di Europa dei popoli riformando quella esistente è complesso, complicato e probabilmente molto difficile da fare, per cui ha più senso come parlano i comunisti e la sinistra francese quando parlano di rompere le fondamenta dell'Europa, che ha già più senso di una riforma dall'interno e della propaganda parafascista francese di una Francia nazionalista. Sono perfettamente d'accordo su quelle ultime cose che sono state dette. E tra l'altro andiamo fuori tema, ma quello dell'Unione Europea non è un problema politico, ma su cui sono stati fatti tanti errori della sinistra anche comunista negli ultimi 20 anni, degli errori veramente grandi. Però, accantonate le questioni, diciamo, di attualità politica, invece sulla questione dell'educazione e della didattica, quello che volevo dire è che chiaramente
c'è un interesse politico di classe dirigenti anche a che la storia del popolo italiano, dei popoli vicini, non venga conosciuta fino in fondo e fino agli anni recenti per quello che è stata, ma venga presentata in una maniera che confonde un pochino le acque. Questo interesse politico si traduce in stanziamenti di un sacco di soldi, perché non è che su tutto vengono tolti i fondi, ci sono cose su cui invece i soldi, gli euro si trovano, per esempio sulle politiche militari di guerra verso gli stessi popoli su cui ci siamo già accaniti nella prima e nella seconda guerra mondiale, la questione di Libia, che ricordiamo sull'attualità, cioè fondi per queste cose si trovano sempre, guarda caso, no? Così come si trovano sempre fondi per operazioni che io definisco di disinformazione strategica, di diseducazione delle masse. Con il giorno del ricordo sono stati stanziati 100.000 euro all'anno per l'Istituto regionale per la cultura istriano Fiumani Dalmata, che è stato fondato proprio insieme alla nascita dell'istituzione del giorno del ricordo, contestualmente, insomma, insieme a un museo a Trieste. 100.000 euro all'anno e altri 100.000 euro all'anno per la società di studi fiumani. Quindi moltiplicare 100.000 per 2 e poi per 10 anni, poi per 10 anni che verranno, più solo per il 2004 ci saranno ad esempio 172.508 euro solo per le operazioni connesse al lavoro della commissione che ha dovuto dare queste medaglie ai fascisti repubblichini. Quindi qui ci sono tutti gli estremi per un accertamento alla Corte dei Conti, per una denuncia anche di sperpero e denaro pubblico, di uso improprio denaro pubblico. Cioè i soldi ci stanno, non è che non ci stanno, ma li danno per le cause sbagliate, i politici. Anche rispetto alla questione della politica dell'istruzione, della formazione, della didattica, della cultura. Perché operazioni revisionistiche e fasciste, come quella per esempio del film Cuore nel Pozzo di qualche anno fa, quelle lì sono operazioni di rigoscismo storico che sono andate su tutti i canali televisivi, non li trasmettono, sono soldi reali essenzialmente. E hanno avuto un committente politico, che era allora nella persona del ministro Gasparri. Sono soldi che sono andati a operazioni, a parate, a operazioni di mirata alla costruzione di un immaginario collettivo, in questo caso specifico slavofobo e revanchista. Quindi, diciamo, la questione della didattica è una questione strategica che certamente interessa anche antipolitici. Detto questo, se ci sono altre domande, posso stare due o tre minuti, non chiedi come giunto neanche io. Non vi saluto e vi ringrazio per l'iniziativa, che comunque credo sia sempre opportuna, anche se soltanto siamo in 10, se poi di 10, con 3, proseguono il lavoro, diciamo, usando l'iniziativa da volano per tante altre iniziative, l'iniziativa è perfettamente riuscita. Se poi il concerto e l'aperitivo saranno piacevoli, ancora meglio.